Buongiorno a tutti amici di BC Sport e di qui BC Sport, guardate dove siamo, a casa del neo campione italiano Filippo Zana. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, com'è cambiata la tua vita dopo la vittoria del campionato italiano? Ma diciamo molti impegni tra sponsor così e tante chiamate, interviste. Diciamo non ero molto pronto e sì, è stata un po' dura, però dai, adesso ci stiamo concentrando per preparare al meglio la seconda parte di stagione. E quindi dai, speriamo vada tutto bene. Tu quest'anno hai rifiutato, diciamo, un passaggio importante, un altro contratto per rimanere con la Bardiani CFS Faizané. Che cosa ti hanno detto i reverberi quando hai vinto il campionato italiano? Ma diciamo che erano veramente felici quando ho chiamato Roberto, non era capace di parlare dall'emozione, quindi sono molto felice. È arrivata una vittoria un po' inaspettata, però sì, è stato bellissimo. E da adesso in poi inizia la parte più dura di tutta la stagione, quindi speriamo di essere all'altezza. Tu hai dimostrato di essere un corridore da corse di un giorno, ma alle corse a tappe ci pensi? Ma sicuramente ho vinto due o tre piccole corse a tappe. E speriamo di riuscire a migliorarci sempre di più e magari un giorno di riuscire a fare qualcosa di bello in qualche grande giro. Anche perché lo scorso giugno è stato un mese particolare, Adriatica Ionica Race, campionato italiano, te l'aspettavi così intenso? Ci hai lavorato per questo o è venuto anche un po' per caso? No, diciamo che è tutta la stagione che ci lavoro e speravo di fare un buon giro, ma alla fine non ero molto soddisfatto del mio risultato perché è tutto l'anno che cerco la condizione, ma non è mai arrivato un picco da dire sì, ora sto bene. E il picco è arrivato subito dopo il giro, quindi Adriatica Ionica e Campionato Italiano, diciamo che hanno regalato queste due soddisfazioni che ripagano un po' tutte le sofferenze, tutti i sacrifici fatti durante la stagione. Hai detto che hai ricevuto un sacco di chiamate. Chi è stato il primo che ti ha chiamato dopo la vittoria? Ma il primo che ho sentito è stato Roberto, perché mi ha passato anche il telefono, l'ha detto stampa, perché avevo ancora il telefono nella macchina io e sì, è stato bellissimo e spero di rivivere altri mille momenti così. Che regalo ti sei fatto per la maglia tricolore? Ma regalo, è già stato un regalo la maglia tricolore, penso sia il regalo più bello. E poi adesso ho staccato un po' e adesso bisogna riniziare a lavorare duro e concentrati per la seconda parte di stagione. Quando ricomincerai a correre? I primi di agosto in Repubblica Ceca, una corsa tappa che avevo vinto l'anno scorso, quindi speriamo di essere protagonisti anche quest'anno. Quali saranno gli obiettivi per il finale di stagione? Sicuramente portare in alto la maglia tricolore e speriamo sì, di essere sempre protagonisti e onorarla. Anche perché adesso sarai sicuramente più controllato con la maglia tricolore e avrai anche degli impegni di popolarità non indifferenti. Come cambia la tua vita adesso? Come dovrai gestirli? Ma spero di riuscire a gestirli nel migliore dei modi. E sicuramente è molto complicato, non pensavo, però dai, ci metterò tutta per riuscire a fare al meglio tutte le cose. Sarai marcato uomo con questa maglia o speri di avere comunque un po' più libertà? Ma penso che comunque quelli che vadano forte si marcheranno. Diciamo, sto ancora crescendo e sicuramente la maglia pesa e ha qualcosa che ti contraddistingue in gruppo, quindi magari ci sarà un occhio in più, però secondo me comunque i big si controlleranno comunque tra di loro e spero di avere qualche chance anch'io. Ma tu lo senti questo peso o magari anche per la giovane età la vivi in maniera più spensierata? Ma cerco di viverla in maniera più spensierata possibile anche perché voglio godermela anche non,
e non che sia un peso da portare, e speriamo sì di portarla nel migliore dei modi, insomma. L'ultima domanda te la facciamo anche legata al futuro e legata ovviamente alla maglia tricolore. Ovviamente la maglia tricolore desterà molte attenzioni da parte delle altre squadre e degli sponsor, ma Filippo Zana ha già deciso dove correrà l'anno prossimo o ci penserà ancora? Ma diciamo che adesso in questo periodo sì, ci sta qualche parola, adesso vedremo un attimo come metterci. Non c'è ancora una cosa ufficiale, vedremo un attimo prossimamente. Grazie mille Filippo, in bocca al lupo. Grazie.